ultime tre partite di campionato non ha mai visto il campo. In precedenza ha giocato un minuto nel derby contro il Milan, ma di fatto in tutto il 2023 è sceso in campo solo 6 volte e mai per più di 35 minuti. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri. Di chi stiamo parlando oggi? Parliamo di Cristian Aslani, questo talentino che l'Inter ha acquistato in estate dall'Empoli, ma che di fatto Inzaghi non vede, o meglio non valorizza, per motivi diversi. Inzaghi ha più volte dato dimostrazione di preferirlo nel ruolo di regista, non come mezzala. Come mezzala Inzaghi non lo vede. Con il rientro di Brozovic dopo un lunghissimo infortunio, ecco che Aslani, dopo aver fatto vedere cose buone anche in Coppa Italia, nelle ispezioni in cui è entrato, difficilmente vedrà il campo con continuità. Rischiamo di vedere una seconda parte di stagione con Aslani sempre più in panchina. E qui arriva un dubbio: Inzaghi non si fida delle sue alternative a centrocampo. Aslani e Gagliardini su tutti, a quattro uomini, di cui ovviamente su cui punta in maniera preponderante. Ma ecco che nelle rotazioni, soprattutto nelle ultime contro Udinese, Sampdoria, Bologna, appare molto strano che Aslani non abbia mai visto il campo, perché comunque un calciatore che ha dinamismo, ha freschezza, ha voglia di fare, in alcune partite soprattutto, potrebbe risultare utile. E l'Inter deve anche un po' dirci da che parte vuole andare. Scende in campo la squadra nerazzurra quasi con una media di 30 anni ogni volta. C'è bisogno di freschezza, Inzaghi ha bisogno di ruotare, lo sta facendo, ma allora perché non coinvolgere Aslani, magari provandolo anche come mezzala? Il futuro dell'Inter va verso il verde o va verso l'anzianità? È questo che deve anche rispondere il tecnico nerazzurro, magari prendendo esempio dai cugini dei rossoneri. Si può dire questo: Pioli, da quando ha scoperto Tio, ha blindato nuovamente la difesa. Chissà che Aslani non possa essere la leva per sbloccare la manovra dell'Inter, sempre molto farraginosa, soprattutto in alcune partite contro le piccole. Per il resto, il centrocampo è il reparto più fornito, ma perché non coinvolgere un capitale per il presente e il futuro di questo club? Noi ci sentiamo domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.